Bella a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale dal vostro The Batman, il Cavaliere Oscuro di YouTube per questo nuovo gameplay di Cyberpunk 2077. Ma prima di continuare il nostro gameplay, vi volevo aggiornare sui progressi del nostro personaggio. Come vedete abbiamo aumentato il fisico, adesso è 8, riflessi 5, capacità tecnica 6. Comunque, come avete visto nel gameplay precedente, purtroppo la nostra missione, diciamo, è finita, diciamo, male, anche perché il nostro amico Dex purtroppo è morto e noi, ovvero vi, il protagonista, siamo morti anche noi perché il nostro committente a fine missione ci ha ucciso buttandoci nella discarica. Voi ovviamente non avete potuto vederlo perché noi comunque siamo andati avanti ieri sera, abbiamo giocato un po', abbiamo continuato un po' di gioco. E ovviamente dalla discarica però ci ha recuperato anche, diciamo, questo cinese che praticamente fa parte della Yakuza. E ci ha salvato perché pensa che siamo noi in realtà i terroristi che hanno, diciamo, ucciso, il capo, diciamo, della mafia cinese, diciamo così. Noi però, sì, siamo vivi perché il bisturi ci ha curato, però diciamo che purtroppo c'è un effetto collaterale dal ritorno della morte, perché purtroppo praticamente questo ritorno alla vita praticamente ci sta causando delle visioni in cui vediamo questo personaggio ovviamente spettacolare, tra l'altro ha la voce di Keanu Reeves, che è ovviamente Johnny Silverhand, ovvero Johnny Mano d'Acciaio, che praticamente che sarebbe questo terrorista che ogni tanto ci appare in queste nostre visioni. E noi con queste pillole che ci ha dato il dottore possiamo curarci, però insomma, staremo a vedere cosa succede. Andiamo avanti adesso per la nostra missione. Sì. Mi servo, mi servo. Non hai Non hai. avuto risposte. Quella volta in macchina non pensavo che ce l'avresti fatta. Riguarda il biochip? Per questo sono qui. Ho saputo che è danneggiato e irreparabile. Cercare di estrarlo sarebbe disastroso, fatale per te. Sembra che a Vic piaccia parlare. Poche avrebbero potuto salvarti, dovresti essergliene grato. Perché mi hai aiutato? Mi servivi vivo, questo non è cambiato. Che cosa vuoi da me, di preciso? Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Evelyn, cosa ha a che fare con te? Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Lei sa come arrivare a lui. Avevo già pensato di fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare, se ne sarà già andata molto lontano. Hai appena risposto alla tua domanda su dove sia Evelyn. Molto lontano. Perché credi che ti aiuterebbe a rimuovere il chip? L'aiuta una corporazione? Non ne ho idea. Evelyn sapeva molte cose sul Relic. Aveva parecchie informazioni riservate. Il perché è un mistero, ma aveva quella scaltrezza tipica degli agenti corporativi. Conosci la categoria? E ho anch'io quella scaltrezza di cui parli? Sei stato scaricato insieme ai reietti all'improvviso. O te ne sei scordato? Mi dispiace non poterti aiutare. Non ho tempo da perdere, per cui Vi, aspetta. Ho bisogno di te. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di parricidio. cerchi giustizia? A Night City. Cerco vendetta. Molto più comune qui. Ho alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle prove. e credi che si fideranno delle parole di un mercenario? Al momento non ho di meglio. E poi non conosco nessuno qui. Sono un fuggitivo. Sono braccato. E quindi? Entriamo nel quartier generale dell'Arasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli.
è un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità, non se ne parla. Allora, un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare a salvarti. La colpa è di un chip, il Relic, una tecnologia della Arasaka, tecnologia nota soltanto a loro. Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Si tratta solo di avere alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Persone come Anders Selman? Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il Relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così, è una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente. Inoltre, Anders Hellman è fuggito dalla Arasaka e li ha traditi. こちらこそ Dunque, Anako-sama, vorrei iniziare chiedendole... Fottuta feccia della Arasaka ovunque. Ehi, stavo ascoltando! Ma taci, sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? Lascia stare, Takemura. Almeno uno di voi ha un po' di buon senso. L'ultima cosa che vogliamo è attirare l'attenzione. Mi dispiace, uno stupido riflesso. Grazie per l'offerta. Devo rifletterci su. Ti contatterò. Mi serve tempo. Tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Tutto quello che ti chiedo è di non lasciare la città. Lasciarla? Perché dovrei? Mi serve aiuto e qui posso trovare le persone giuste. Qualcun altro che non sia uno specialista Arasaka? Non c'è nessuno, nessuna alternativa. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. Con un po' di fortuna. Rintraccerò Evelyn. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso. Onore tra ladri. Mai sentito parlare? Sì, e l'ho trovato ironico, dato che i ladri non ne hanno. C'è solo il vero onore. Certo. Vallo a dire a Yorinobu Arasaka. Quella Parker non ti aiuterà. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. Anders Hellman ha inventato il Relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo la Arasaka, così sia. Hellman ha abbandonato la compagnia. Ho passato molti giorni a cercarlo. È, come si dice, sparito dalla faccia della terra. Perché stai cercando Hellman? È stato lui ad avvertire Saburo-sama dei piani di Yorinobu. Conosceva bene entrambi. Sarebbe un testimone importante. Se li appendi per le code, i corporati squittiscono. Per giorni ho raccolto informazioni. Portavano tutte nello stesso luogo, il club chiamato Afterlife. Sono stato liquidato dalla regina dei Fixer, Rogue. Ti ha preso per un corporativo? No, mi ha visto come l'assassino di Saburo-sama. Rogue è ben informata. Sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Hellman. Buona fortuna. Quella donna è esigente, cara e sgarbata. Non posso più restare qui. Senti, fa come vuoi. Cerca Parker, Hellman, chi ti pare. Io mi farò restituire qualche favore dai miei amici. Quando i miei contatti nella Arasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò.
A presto, allora. Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. Sporcizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City non cambia mai. L'Arasaka è sempre una macchina dispotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma ehi, almeno Rogue è ancora viva. Sai che è un bel coraggio. Prima cerchi di uccidermi e ora vuoi essere mio amico, far finta che non sia successo niente. Lo sai che non serve alzare la voce per parlare con me? Che cazzo vuoi? Ho riflettuto su un po' di cazzate. Ho cambiato idea. Non voglio più ucciderti. Va a farti fottere, stronzo. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliato in una discarica. Io nella tua testa, lottando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari. Ora ho guardato le cose da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Potremmo iniziare con Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che avevi sono morti o così vecchi da non ricordare nulla. Johnny Silverhand è morto da leggenda, non si può dimenticare. Quindi conosci Rogue, e cosa dovrei dirle? Che ha un tumore parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny. Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Non devi convincermi, ho visto i tuoi ricordi. Che schifo. Rogue mi crederà, tu portaci solo all'Afterlife. Non c'è nessun noi. Ascolta, devo trovare Evelyn. Non mi va proprio di parlare di lei. Sai dove si trova? Cosa ti ho appena detto? Dimenticatela. Non te lo ripeterò. Possiamo vederci? Per favore, incontriamoci. Sei a Lizzie's? Ehi, guarda! Ehi! Non ti ho già visto da queste parti! Ho una buona memoria per le facce. Siamo chiusi, mi spiace. Devo parlare con Punch and Judy. È qui da voi. Scendi le scale. Avverto Judy che stai arrivando. E ricomincio da capo. Cos'è che vuoi che facciamo? Inculcargli un po' di buon senso. Non funziona.
Rudy si sta rendendo ridicola un'altra... Ehi, dove vai? Non c'è niente da vedere qui. Lascia stare, è un amico di Judy. Hai finito con quel baguglio? Sì, torniamo a divertirci. Smettila di mandarmi qui tutte le joy toy che incontri. Che diavolo dovrei farci? Se ti piacciono tanto i randaggi, va a occuparti del tuo ospite. Suze, non abbiamo ancora finito. Sì, che abbiamo finito, cazzo. Non ti arrendi mai, eh? Non abbiamo più niente da dirci, credo. Ascolta, hai visto Evelyn? Devo parlarle, è importante. Perché cerchi un capro espiatorio per quel disastro che chiami colpo? Devo scoprire per chi lavorava. Tutto qui? Tutto qui. Judy, non devi preoccuparti. Non le farò del male. Non avrebbe senso. Bene. D'accordo. Evelyn è una doll. Lavorava al Clouds. L'indirizzo è sul portasigarette sul mio tavolo. Prendilo e quando trovi Evelyn daglielo. Mega torre. Gran lusso. Aspetta. Fammi sapere come sta. Ok? Ti faccio uno squillo, ok? Grazie. Grazie, Vi. Una doll. Perché non mi stupisce? Sei un engramma in una mente morente. Niente dovrebbe più stupirti. Quindi facciamo un salto a questo Klaus? E perché no? Lascia perdere, Evelyn. Ammettilo. Sei qui per i virtù di Judy, vero? Roba di prezzo. Parola tua. Ehi, guarda. Mi chiamano Mr. Hans. Se cerchi lavoro a Pacifica, chiamami. Sono V. Ma come? Niente piacere di conoscerti. Sono davvero onorato di conoscerti. Se cerchi lavoro, chiamami. Guarda che roba. Lo vedi anche tu, vero? O sono completamente pazzo o sto avendo un momento mistico. Com'è che si chiama quella tipa, quella con i capelli... Misti? No, credo più di avere un neurone fuori posto da far controllare a Victor. Ah, magari chiedo entrambi. Thank you.
quanto tempo. Wakako Okada, la dama della tenuta di Westbrook. Quando hai un momento, passa a trovarmi. Dobbiamo sistemare le cose per Sandra Dorsey. Avete fatto un ottimo lavoro, tu e quel tuo amico. A presto. Ho saputo che ieri hai fatto gli sconti. Per come la vedo io, qui finirai per farti fottere in un modo o nell'altro. Scommettiamo? Sono perso stavolta. Illuminami. La tipa della Brain Dance nasconde qualcosa. Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Claws. L'edificio deve appartenere a loro. Credi che Judy stia mentendo? Perché? Una cosetta chiamata intuito, V. Mai sentita? Oh, quindi stai soltanto sparando cazzate. Capisco. Iniziamo con le notizie locali. La violenza segnalate sparatorie sulle interstatali 1, 166 e 101. Testimoni oculari parlano di alcune dispute tra clan. Il numero di attacchi contro persone non affiliate resta nell'aumento. Quindi aspetta, se prendi una bambola con fiamme... Benvenuto al Clouds. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Le dispiace collegarsi al terminale? Sto cercando Evelyn Parker. Lavora qui? Mi dia un attimo. Al momento Evelyn non è disponibile. Devo vederla. È importante. L'algoritmo non sbaglia. Mi creda, sceglierà una doll che la delizierà. Le nostre doll possono cambiare in tempo reale colore di capelli e occhi come preferisce. Voglio solo parlare con lei, nient'altro. La prego, non deve preoccuparsi. La doll parlerà con lei di tutto quello che desidera. Per favore, si connetta. Scusa, ha detto qualcosa di utile? Fanculo il menù, molliamo questa cameriera e portiamo un ordine speciale dritto allo chef. Che vuoi dire? Voglio dire che entrerai come cliente tenendo un basso profilo. Nascondono le loro carte? Bene, noi giochiamo alle nostre regole. D'accordo, facciamolo. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Se non si sente pronto a continuare, può interrompere immediatamente la sessione. Scelga una parola d'ordine. Afterlife. E salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Tra poco dovrebbe vedere le doll compatibili. Due risultati. Interessante. Una cosa normale, chi può dire? Ma sì, dai, facciamoci sta scopata in questo nightclub.
Ma ci penserà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Preferisco Sky. Non avrei potuto scegliere di meglio. Resta solo il pagamento. E poi potrà avventurarsi nel Clouds. Ecco a te. E... pagamento confermato. L'intero piano è a sua disposizione, se prima desidera rilassarsi. Sky la aspetta nella cabina 9. Si disconnetta pure. A posto? Qui al Clouds non sono permesse le armi. La prego di lasciare qui con me tutti gli oggetti pericolosi. Solo due donne aprirebbero grazie le gambe per te. Speriamo che si che goda tristezza. Vaffanculo, Johnny. Ciao, io sono Sky. E tu devi essere Vincent? V, soltanto V. Solo le persone che mi conoscono bene usano il mio vero nome. Ok, V, allora. Oh, si prospetta interessante. Allora, V, stai morendo. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Lavorava qui. La conosci? Sai dov'è? Ti servono risposte, è chiaro. Ma non quelle di cui pensi di aver bisogno. Ti ho fatto una semplice domanda. Evelyn Parker non è la cosa più importante che stai cercando, vero? Avverto la tua paura. Hai paura di qualcos'altro. Non dici niente. Rispondi alla mia domanda. Perché? Dimmi dov'è Evelyn. Non ho tempo per un dibattito. Perché il manager dice che non lavora più qui? Quando è passata di qui l'ultima volta? Sai qualcosa? Evelyn aveva una sua storia prima che incontrasse la tua. Ma so che la troverai. Ottieni sempre quello che vuoi. Dicevano che qui avrei soddisfatto i miei desideri più reconditi. Non mi aspettavo questo. Quando i veri desideri restano irrealizzati, diventano necessità. Siamo qui per raggiungerli. Siamo qui per andare oltre. Quindi quale sarebbe la mia necessità? Accettare il fatto che sei morto e lasciartelo alle spalle. Accettarlo, certo. Mi raggomitolerò in un angolo e aspetterò qualunque cosa debba arrivare. Mi stai dicendo di arrendermi? Sei spaventato perché hai rinunciato ai tuoi sogni. Che ne è stato del diventare il migliore di tutta Night City? Voglio ancora diventarlo. Non mi sono mai arreso. Ma le probabilità sono piuttosto scarse. Volevo solo che il mondo sapesse che esistevo. Non chiedevo altro. Invece di un sogno, stai vivendo un incubo. Hai paura di finire cancellato, come se non fossi mai esistito. O è solo la paura di diventare qualcuno diverso da te? La morte è morte, sei finito. Game over. Non puoi saperlo con certezza, anche se ci sei già passato. Credimi, l'ho vista. Ed è una vera noia. Non hai mai smesso di affliggerti da allora, anche per il futuro. Il passato è passato. L'ho superato. Non vuoi ammetterlo, non lo vedi. Anche se fosse, cambierebbe qualcosa. E adesso? Adesso scoprirai che cosa devi fare. Cioè? Vuoi dirmelo? In vita tua non sei mai arretrato di fronte a nulla, anche quando avresti dovuto. Ti muovi per Night City sapendo che un proiettile vagante potrebbe ucciderti mentre prendi un taxi. Ma questo non ti ha mai impedito di agire.
di andare dove dovevi. E non ti fermerà ora. Ma come faccio con tutti questi cambiamenti? Li stai già facendo. Hai fatto la differenza. In questo mondo, tutto è in costante mutamento per diventare qualcos'altro. Tu compreso. Non guardarti mai indietro. Se devi uccidere, uccidi. Se devi radere al suolo il mondo, fallo. Afterlife. Che cosa succede? Quella cosa mi ha sbattuto fuori! Devo parlarti. Parlarmi? Hai tirato il freno d'emergenza e mi hai strappata fuori solo per parlare? Cos'è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Non molto. Qui tutti hanno la loro cabina, i loro problemi e la loro vita. È un ecosistema fragile. A quelli come te piace fare irruzione, violare il sistema e cambiarlo. Beh, no. Rispondi alla domanda, adesso. E poi potrai tornare a quello che fai di solito. Ecco cosa non faccio. Vuotare il sacco con il primo che passa. Che mi dici di quel tuo bel faccino? Sarebbe un peccato se dovesse finire sotto gli standard del club. Mi chiedo che fine facciano le doll che diventano brutte. Ora, Evelyn Parker. Sono sicuro che sai qualcosa, quindi parla. D'accordo. Ho sentito dire che un cliente l'ha conciata male, ma non so altro. Queste stronzate capitano molto più spesso di quanto si voglia ammettere. Dovresti chiedere a Tom. Quei due erano inseparabili. Chiacchieravano per ore e ore. Chi è Tom? Una doll come noi. Cosa pensavi? Una star dell'XBD? Dove lo trovo? Nell'area VIP. Cabina 2, credo. Grazie. Vedi? Dopotutto ti sei rivelata utile. Oggi non ho voglia di giocare. Fatti vedere.
Non ho tempo per questo. Vieni fuori. Adesso sei fottuto. Vuoi? Non spararmi. No. Chiudi quella bocca e calmati. Mi hai confuso con qualcun altro. Non ti ho mai visto in vita mia. Non ti ho fatto niente. Devo farti una domanda, quindi taci e ascolta. Sto cercando Evelyn Parker. Evelyn? Non ho idea di dove sia finita. Basta cazzate, smettila di mentire. So che siete amici. Dimmi dov'è. Woodman mi ha detto che è scomparsa. Woodman, chi è? Il signor Forrest. Ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito perché. Dove lo trovo? Nell'ufficio sul retro. Non esce quasi mai. Non so niente! Lo giuro!
facciamola finita! Familiare. Che cos'è? La giacca di Evelyn, stropicciata come un fazzoletto. Deve essere qui da tempo. Sto morendo. Facciamola finita! Facciamola finita!
E niente ragazzi, mi mancano le caratteristiche tecniche per andare avanti. Quindi niente, devo capire come posso aprire questa maledetta porta, perché non posso andare avanti se non nel gioco. Perciò per il momento ragazzi, io mi fermo qui per questo nuovo gameplay di Cyberpunk 2077. Perciò come sempre ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo nuovo gameplay, naturalmente ragazzi, come sempre, lasciate un like, mettete un bel mi piace, naturalmente ragazzi, continuate a mandare il vostro supporto, continuate a seguirci iscrivendovi al nostro canale. Facciamo la finita! A presto per un nuovo video, ciao!